Ciao da Nicoletta e eccoci ancora con la nostra pillolina di riflessione. Oggi ti parlo dei tre setacci. Un giorno Socrate fu avvicinato da un uomo in piena agitazione che gli disse: «Ascolta, ascolta Socrate, ti devo raccontare qualcosa di importante sul tuo amico, lo devi sapere assolutamente!» «Aspetta un attimo», lo interruppe il saggio. «Hai fatto passare ciò che mi vuoi dire attraverso i tre setacci?» «I tre setacci?» chiese l'altro meravigliato. «Certo, mio caro. Vediamo se ciò che mi vuoi raccontare passa attraverso i tre setacci. Il primo setaccio è quello della verità. Sei convinto che tutto quello che mi vuoi dire sia vero?» «In effetti no, l'ho solo sentito raccontare da altri.» «Allora l'hai almeno passato al secondo setaccio? Quello della bontà? Anche se quello che vuoi raccontare non è del tutto vero, almeno è qualcosa di buono?» L'uomo rispose esitante: «Devo confessarti di no, piuttosto il contrario.» «E hai pensato al terzo setaccio? Ti sei chiesto che cosa serve raccontarmi queste cose sul mio amico? Serve a qualcosa?» «Beh, in effetti no.» «Vedi», continuò il saggio, «se ciò che mi vuoi raccontare non è vero, non è buono, non è utile, allora preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo.» Quante volte perdiamo energia nel criticare, nel pettegolare, nel dire ciò che ci dà fastidio, nell'essere nel flusso della critica, del giudizio. Vai oltre, ricordi tre setacci. Ciò che mi vuoi dire, sei sicuro che sia vero? È buono? Mi è utile? Se non è vero, o non sei certo sia vero, se è poco produttivo, toglie energia perché non è buono, e se è poco utile, forse è meglio che quella cosa la lasci scivolare e nemmeno la racconti, perché più ne parli più ci dà energia, più vai oltre, vuoi creare, più energia hai. E allora buona energia e buoni setacci. Ciao! Since the